Direi di sì, perché insomma io credo che abbiamo fatto vedere del buon gioco, abbiamo fatto vedere lo spettacolo, perché tutte e due le squadre non hanno rinunciato a vincere la partita. Questa è una mentalità importante di tutte e due le squadre. Ovviamente loro possono, il Siena può recriminare su alcune situazioni, ma allo stesso modo possiamo recriminare anche noi per alcune ripartenze non fatte nel modo migliore, vista l'occasione di Massoni sul calcio d'angolo, Massoni e Vitiello, il tiro di Vitiello finale, e soprattutto con la palla di Barlocco, se la giocava prima a Gherardi, andava davanti alla porta. Insomma, alcune situazioni che si potevano sviluppare meglio, però credo che sia il risultato più giusto di due squadre che hanno cercato di vincere tutte e due. Presidente, lei la prima partita come l'ha vista? Io mi sono divertito, credo si sia divertito tutto il pubblico di Siena, siamo venuti convinti di giocarcela, siamo venuti su una piazza importante, credo che il pubblico si sia divertito, che i calciatori di entrambe le squadre un'ottima prestazione. Come presupposto per fare un buon campionato penso ci sia tutto, sia per noi sia per la Robura, alla quale personalmente faccio i migliori auguri. Cosa le è piaciuto in particolare della Carrarese? Ma la mentalità, l'abbiamo già sempre giocata la palla. Primo tempo forse mi è piaciuto di più che siamo stati più veloci nelle ripartenze. Il secondo tempo abbiamo dimostrato di aver capacità di palleggio. Forse siamo stati meno rapidi e meno sfrontati rispetto al primo tempo. Però c'è da dire anche che siamo partiti con 15 giorni di ritardo come preparazione e in queste partite, oltre alle capacità tecniche, oltre al pathos agonistico, conta anche la gamba. Qualche nostro giocatore a un certo punto è andato in affanno perché ci manca qualche giorno di preparazione. Quindi penso che nel tempo la situazione possa solo che migliorare. Cioè, ci sperava però nella vittoria, la squadra l'ha giocato fino all'ultimo. Ma ci speravo, avevo detto a Vitiello che faceva lui il gol della vittoria, purtroppo l'ha preso troppo bene alla fine. Questo ritorno a Siena come l'ha vissuto? Personalmente bene, sempre una bella piazza, a parte la città che è affascinante di per sé, ti porta in un contesto che è surreale la città di Siena, ti sembra di vivere in una favola, no? Poi probabilmente chi vive tutti i giorni Siena non coglie questa particolarità, come chi arriva a Roma da turista ne coglie caratteristiche che chi invece la vive tutti i giorni ne vede solo gli aspetti negativi. Sembra di vivere in un film, sembra di vivere, com'era il film, 1400 quasi 1500. Lei ha vissuto un film anche quando è trattativa per la società? Oppure... Storia vecchia, avete una nuova società, la Robur ha vinto l'altro anno il campionato, quest'anno avete una nuova società che ha messo su una buona squadra, auguri e in bocca al lupo alla nuova società. Presidente, l'obiettivo della Carrarese qual è effettivamente? Divertirsi, far divertire il pubblico di Carrara e cercare di fare buon calcio. Sì, prima di tutto sono soddisfatto della campagna acquisti, nel senso che siamo andati sui giocatori mirati, sui giocatori che volevamo, giovani ma giocatori che volevamo, per cui questo è già un buon punto di partenza. Poi è vero, abbiamo secondo me adesso bisogno di fare partite su partite, perché non solamente noi ma anche le altre squadre hanno quasi tutte avuto, tranne forse la SPAL, tutte le altre squadre hanno cambiato molto e hanno bisogno tutte le squadre di 2, 3, 4 settimane, 4 partite per permettere agli allenatori di lavorare sui giocatori inseriti e poi anche di prendere il ritmo della gara, che è quello che conta alla fine, perché tu li puoi allenare tanto ma se poi non fanno partite su partite difficilmente hanno il ritmo giusto. Per cui sono molto soddisfatto della campagna acquisti e di quello che stanno facendo vedere i giocatori, perché credo che lo spirito è quello di non mollare, quello di tenere duro e di non soprattutto la domenica, perché oggi è domenica, ma durante la settimana vedo che i giocatori non si risparmiano, questo è un buon segno. Ecco, vedo meno sulla carta da quando è finita la campagna acquisti, chi sono le squadre che dovrebbero essere squadre? Io dico la SPAL perché ha avuto modo di mantenere la stessa squadra
e dico di più, inserire dei giocatori mirati, quei due o tre giocatori che hanno inserito erano già su un collettivo già rodato dall'anno scorso. Tutte le altre squadre, mi sembra che tutte siano partite con delle rivoluzioni, o rivoluzione societaria, rivoluzione dei cambiamenti di allenatori, cambiamenti di direttori sportivi e cambiamenti di organici. Questo comporta del tempo per affinare le trame di gioco, per creare un gruppo prima di tutto e poi anche una squadra. Infantino non l'avete voluto rischiare, visto che non c'era il visto ancora? Beh, se non c'è il visto non può giocare. Per cui non è che non abbiamo voluto rischiare, non poteva giocare. Non abbiamo rischiato Kais, che era l'unico giocatore che avevamo solamente i due attaccanti, ne avevamo due. E Kais aveva qualche problema fisico che l'ha risolto venerdì, e inserirlo si rischiava di lo stiramento, si rischiava di farsi male, per cui abbiamo preferito non rischiare, insomma. Posto?